chi voterà alle prossime elezioni amministrative? Alizio, Lello, Raffaele, Francesco Zaccaria. Quanti milioni di euro ha speso per questa campagna elettorale? 43, 45, 63, 33, 45. Ritiene di essere una persona intelligente? Sì. Ancora no. Sì. No. Sì, con Mariangela. Possiede delle proprietà? 3 figli e chissà, vedremo in futuro. Sì. No. Nemmeno. Non ancora. Mi dica la cosa più inutile che ha fatto finora nella vita. Laurea in scienze politiche. Diploma di ragioniere con 2 anni di università. Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in chirurgia d'urgenza. Avvocato. Laurea. Quale categoria professionale riempirebbe di tasse a Fasano? Imprenditore. Imprenditore. Il chirurgo. Avvocato. Funzionario della provincia di Bari. È mai stato in galera? Sì, sì, in questa splendida città. Ho appena 7 anni con la mia famiglia. Sì, sono stato fuori per motivi universitari quando dovevo laureare. Sono a Fasano, a Bari, a Bologna e a Barcellona. Quasi sempre, con breve parentesi, in altre città. Quando incontra un vigile urbano, che cosa gli dice? Shamanin. Shadarin. Mannaggia vostra. C'è Stetremit. A chiazza. Qual è il principale punto del suo programma? I film di Sergio Leone. Il vecchio e il male. Film d'azione e libri d'avventura. E scritti corsari di Pierpaolo Pasolini. E il desiderio di essere come tutti. Le donne sono tutte zoccole? Sono una bella avventura. Non sempre. Molto. Sì. Quando hanno una ragione, sì. Ci racconti la cosa più intelligente che ha fatto in vita sua. Gita scolastica con la ragioneria, andammo in discoteca, io rientrai con un altro pullman, con un'altra scuola, andai nell'albergo, insomma, di un'altra scolaresca. Con la mia donna. Beh, questo risale molto tempo fa. L'essermi isolato per un mese dal mondo esterno all'interno di una comunità. È quella che sto vivendo in questi giorni, sicuramente c'è la candidatura al sindaco. Che cosa fa per campare? Prima facevo a livello agonistico, praticavo calcio, pallamano, tennis, però non a livello agonistico. Ora solo corsa, per via delle ginocchia, insomma mi hanno abbandonato. Ho fatto un po' di sport in passato come kickboxing, taekwondo, adesso faccio solo quello che è occasionale. Automobilismo, praticato per tantissimi anni, interrotto da 3 anni a questa parte per motivi di salute, ma forse quest'anno riprendo con la Fasano sempre. E al momento veramente poco, però ho praticato il calcio, il tennis, il ping pong e le arti marziali. Pratico ancora molto sport, in particolare ho giocato a basket, a calcio e a tennis. In caso di elezione, che cosa intende fare nei 5 anni della sua amministrazione? Corro dai miei figli. Lo dedico alla mia famiglia. Mi riposo. Canto e suono per forza. Cerco di organizzare una passeggiata con mia moglie. Secondo lei, che cos'è la corruzione? Un impegno civile, un impegno civico a servizio della comunità. Per me è una cosa che dovrebbero affacciarsi tutti. Purtroppo stanno sempre i soliti. Io ci sono stato buttato d'impeto nel 1980 e da allora non ne ho più potuto fare a meno. È una passione che ti prende, è una passione che devi coltivare e che devi portare avanti. Hai amore verso la città e per gli abitanti della città che vivi. È una passione ed è lo strumento attraverso il quale i cittadini possono avere una chance e possono vivere con maggiore serenità e uguaglianza. Dica la prima stronzata che le viene in mente. La buona amministrazione. Cambiare si può. Liberi di. Ma questa volta voto Movimento 5 Stelle. Vota Zac. Cosa ritiene, cosa sente che manchi nel salotto di casa sua?
manca l'efficienza, la trasparenza e la partecipazione. La tranquillità. Nonostante tutto quello che abbiamo fatto, mancano tante cose, mancano infrastrutture, mancano tantissime cose. Ci impegneremo con la prossima amministrazione a cominciare a farne qualcuna. È un modello sostenibile di progresso. Credo che manchi la bellezza e il decoro. Che cosa importerebbe, che cosa copierebbe dai comuni vicini, Monopoli, Ostuni, Locorotondo? Lo stallo amministrativo di alcuni uffici comunali. La cattiveria. L'inciviltà di quella piccola parte, di quella piccola percentuale di cittadini. Interessi privati dalla pubblica amministrazione. Tutto ciò che ostacola la bellezza e il decoro. È favorevole o contrario alla riapertura delle case di tolleranza? Sicuramente sono favorevole all'utilizzo da scopi terapeutici. No. Sì, anche specialmente per scopi terapeutici. Sì, soprattutto ai suoi scopi terapeutici. No, sono a favore soltanto per fini terapeutici. Già che ci siamo, è mai andato con una prostituta? No. Assolutamente. No, è una cosa che mi manca. Sì, perché per giudicare bisogna conoscere. No, mai, neanche una sigaretta. Ma secondo lei cos'ha in più una prostituta rispetto ad una compagna fissa? La praticità. La semplicità. La disponibilità. La sincerità. Sicuramente la capacità di ascolto, secondo me, è un grande valore che oggi si sta lentamente perdendo. Ma comunque, in caso di defiance erotica con una donna, qual è la scusa che usa? Come si giustifica? Qualsiasi risultato ognuno di noi debba avere, ritengo che bisogna dare il proprio contributo in maniera sia critica, ma soprattutto costruttiva. L'appello che faccio quotidianamente ai miei lettori e ai miei sostenitori: non ingannate quelle che sono le loro aspettative e quelli che loro pensano sarà un cambiamento. Noi rappresentiamo quel cambiamento, quindi chiedo di sostenerci. Sta assumendo dei toni alcune volte sgradevoli, si continui ad andare nel verso giusto con un fair play che deve contraddistinguere tutti, perché noi non dobbiamo farci la guerra fra di noi, noi dobbiamo cercare di offrire il miglior servizio possibile. L'appello che faccio è quello di utilizzare toni più pacati. Le urla non aiutano la comprensione dei problemi e oggi credo che la politica abbia bisogno di spiegare ai cittadini quali siano i problemi e la complessità che i problemi hanno per essere risolti. È favorevole al riconoscimento dei diritti umani per pezzaioli e montalbanesi? Io sono a favore dei diritti per tutti. Sono a favore perché loro, anche loro, diritto come noi. Sì, assolutamente. Sono a favore dei diritti di tutti gli esseri umani. Sì, e sono contento che di recente, qualche giorno fa, finalmente anche l'Italia si sia dotata di una legge che ci fa fare un passo in avanti in questa direzione, un passo atteso da tantissimi anni.